Benvenuti, benvenuti amici di Persona TV, salve a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'intrattenimento e l'informazione allo stesso tempo di Persona TV. Quello che state vedendo è Spazio Notizia, un contenitore che ogni giorno alle 14 su Persona TV vi darà la possibilità di conoscere il riassunto, l'elenco delle notizie più importanti accadute nelle ultime ore. E lo faremo attraverso l'utilizzo dei mezzi tecnologici. Oggi ormai tutti abbiamo a disposizione il web dove le notizie vengono in pratica pubblicate, date in tempo reale e quindi cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo semplicemente darvi la possibilità di conoscere l'elenco delle notizie più importanti, leggerle, condividerle insieme a voi e avere quindi un'idea chiara, precisa di ciò che appunto è accaduto nel nostro territorio, nel nostro hinterland, nell'arco appunto delle ultime ore. Periodicamente, ogni settimana, in diversi giorni della settimana, avremo anche degli ospiti in studio e vi dico già da subito, rimanete con noi perché tra poco avremo anche l'intervista con il sindaco, di Giarre, Angelo Danna, un'intervista al nostro Salvo Trovato che parlerà il sindaco Danna di quello che è il territorio di Giarre, di quello che sono le ultime notizie, insomma, del comune di Giarre, quello che si sta facendo, insomma, un approfondimento reale su quelle che sono le tematiche del comune appunto giarrese. Ma lo vedrete tra poco, intanto noi iniziamo subito, così in qualche modo rompiamo il ghiaccio e vi facciamo capire quello che intendiamo fare con Spazio Notizia. Lo facciamo subito con una triste notizia di cronaca. Leggiamo la notizia del giornale di Sicilia: un incidente mortale, incidente con la moto a Udine. Muore il catanese di 28 anni. Diverse lacrime anche sui social, diversi post sul suo profilo e non soltanto. Si tratta di un ragazzo di 28 anni, nato a Catania, che ha perso la vita a bordo della sua auto sulla Verzennis Sella Ciansutan a Udine. Si chiamava lui Salvatore Andrea Faro, lo vedete in questo momento nella foto, ed era nato a Catania ed aveva frequentato il liceo proprio a Giarre. Il 28enne si era trasferito per trovare lavoro al nord, gestiva infatti un distributore IP sulla statale Pontebbana a Codroipo, nel tratto in cui la strada assume la denominazione di via Pordenone. Il ragazzo era a bordo della sua Kawasaki 1000 che si è scontrata con una Fiat Panda condotta a quanto pare da un 68enne che viaggiava insieme alla moglie. Salvo Andrea Faro è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto 118, ovviamente, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tolmezzo, proprio in provincia di Udine. Tanti gli amici che in pratica scrivono su Facebook. Fabrizio, per esempio, dice: Salvo, sarai sempre con noi, sempre nei nostri cuori. Poi ancora Lucia: ciao cugino, riposa in pace. Questa era appunto una triste vicenda accaduta in provincia di Udine, di cui vi abbiamo dato notizia grazie all'articolo del giornale di Sicilia. Adesso invece ci spostiamo a Taormina, leggiamo una notizia del Gazzettino Online. Taormina 64enne tentò di strangolare la moglie, condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione. Infatti nella mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Taormina hanno arrestato questo 64enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il quale deve espiare una pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione, 6 anni e 10 mesi di reclusione, con l'aggiunta dell'interdizione legale e dai pubblici uffici durante la pena, poiché è riconosciuto colpevole e condannato per i reati di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi nei confronti della moglie a partire dal 2001 e sino al 2016. Questa è appunto la notizia di cronaca che riguarda il territorio di appunto Taormina, che abbiamo preso dal Gazzettino Online. E vogliamo anche darvi una notizia interessante che riguarda Giarre, una triste vicenda, una notizia
della Sicilia.it che possiamo vedere in questo momento in onda. Una bomba ecologica in pieno centro a Giarre, arrivano i carabinieri. Infatti il nucleo operativo ecologico di Catania ha posto sotto sequestro una pericolosa discarica di rifiuti altamente nocivi, costituita da parti di motore, oli combustibili, rottami e profilati, nonché batterie esauste e pneumatici. Una vera e propria bomba ecologica nell'area perimetrale degli alloggi popolari di Via Teatro, in pieno centro a Giarre. L'intervento congiunto in mattinata, proprio oggi, dei carabinieri della stazione di Giarre, supportati dal personale del nucleo operativo ecologico di Catania, che hanno posto sotto sequestro una pericolosa discarica di rifiuti altamente nocivi, costituiti da parti di motore, oli combustibili, rottami e profilati, nonché batterie esauste e pneumatici. Tipologia di materiali ad alto rischio di inquinamento ammassati proprio all'interno di una piccola area a pochi metri dagli alloggi popolari di Via Teatro, una discarica che fungeva da punto di stoccaggio per il riciclo dei materiali, che in più occasioni aveva suscitato anche l'indignazione dei residenti, che avevano segnalato il caso al comune. Stamane l'intervento a sorpresa dei carabinieri e il sequestro di questo spazio condominiale di circa 40 metri quadri, arbitrariamente utilizzato per smantellare i rottami. Quello di stamattina è il secondo sequestro operato dai carabinieri nel giro di pochi mesi allo stesso proprietario del sito, un residente del quartiere, al quale sono state comminate pesanti sanzioni amministrative in tema di inquinamento ambientale. Questa, appunto, la bomba ecologica di Giarre. E adesso passiamo ad un'altra notizia. Parliamo di Mascali, perché ci sono stati diversi stabilimenti balneari che a quanto pare hanno subito diversi danni dall'ultima mareggiata. Questa è la notizia apparsa sul Gazzettino online. Dicevo, appunto, parliamo di Mascali, 23 stabilimenti balneari che insistono sulla costa mascalese fanno la conta proprio dei danni dopo la mareggiata che si è abbattuta sulla costa ionica nella notte di venerdì scorso. Molti gestori avevano messo da parte sdraio ed ombrelloni, ma alcuni non avevano ancora smontato le strutture provvisorie in legno, come non aveva fatto anche Gaetano Portogallo, che è il gestore del Lido Sirius, che valuta, pensate, in circa 10.000 euro il danno al proprio Lido. Continuiamo sulla notizia, appunto, del Gazzettino. Anche gli altri stabilimenti balneare, tra i tanti Lido Ipanema, Margherita e Atlantis, purtroppo hanno avuto migliaia di euro di danni, risultato di una stagione iniziata a rilento, prima a causa del cattivo tempo che ha imperversato nelle prime due settimane di agosto, e poi questa mareggiata inaspettata che ha distrutto il lavoro e i sacrifici di una intera estate. Le dichiarazioni di Portogallo: fortunatamente, dice, avevo già provveduto a rimuovere le sdraio e gli ombrelloni, che sicuramente sarebbero stati spazzati via dal mare, ma le onde hanno raggiunto ed abbattuto le strutture del bar e dei servizi igienici, distruggendo anche l'area destinata alla ristorazione. Questo quindi il problema relativo ai diversi lidi che a Fondachello, insomma, nella frazione balneare, diciamo così, di Mascali hanno subito, appunto, a causa della mareggiata di venerdì scorso, diversi danni. Prima di passare alla notizia sportiva, a questo punto vi facciamo vedere queste dichiarazioni, le dichiarazioni del sindaco di Giarre Angelo Danna, rilasciate proprio qui in studio in virtù di questa nuova rubrica, di questo spazio all'interno di uno spazio più grande, lo spazio notizia, che desideriamo, insomma, offrire a amministratori, sindaci, consiglieri, assessori del nostro territorio e non soltanto, per dare loro modo di, in qualche modo, appunto, comunicare ai cittadini lo stato delle cose o di affrontare nello specifico alcune tematiche. Partiamo proprio da Giarre, oggi, 1° ottobre, con le dichiarazioni del sindaco di Giarre, Angelo Danna. Ecco a voi. Siamo con il sindaco di Giarre, Angelo Danna, e vogliamo inaugurare con lei questa nostra prima edizione di Spazio Notizia, perché, sindaco, oltre a dare informazioni prendendo le notizie dalla web, comunque vogliamo anche fare degli approfondimenti con ospiti in studio, quindi è un piacere per noi averla in questa nostra prima edizione. Sindaco, parliamo subito di un argomento che sta un po' scombussolando i giarresi, ed è questo famoso semaforo di Piazza Duomo.
Che cosa è successo? Com'è la situazione? Intanto vi ringrazio per avermi voluto ospite in questa prima puntata. Dico subito che l'approfondimento alla notizia data immediatamente è un valore aggiunto, perché spesso ci lamentiamo del fatto che le notizie vengono bruciate, mai approfondite, e questo non consente alle persone di formarsi veramente un'opinione sulle notizie stesse. Riguardo ad esempio al semaforo, una cosa tengo subito a precisare: non era un problema solo di lampadine. Capite bene che sostituire una lampadina sarebbe stato un qualcosa che, per quanto possa essere difficile in una macchina comunale, non era soltanto quello. In realtà si determinava una situazione quasi di cortocircuito, c'erano delle lampadine che davano un falso segnale all'automobilista, creando invece in quel caso una situazione di pericolo. Per cui da quel momento si sono messe le lampade lampeggianti, generando situazione di pericolo e quindi di massima attenzione. Devo dire, in questi 30-40 giorni non ci sono stati incidenti, anzi quasi quasi parecchi cittadini cominciano a chiedersi se non sarebbe più opportuno mantenere questo stato di cose. In realtà noi vogliamo farlo l'intervento, avverrà da qui a qualche giorno. L'unica cosa che ci siamo resi conto è che non c'era nessun contratto di manutenzione che riguardava i semafori. Tra l'altro ricordo per questo motivo che man mano che si sono spenti nel tempo non sono mai stati riparati. Pensate un po' viaturati con Corso Matteotti, piuttosto che il semaforo pedonale a Santa Maria la Strada, o quelli stessi vicino al Monumento Caduti, che proprio io come amministrazione circa un anno fa ho reso nuovamente fruibili, quantomeno in modo lampeggiante. Dicevo quindi, questo contratto di manutenzione non c'era, addirittura c'era la necessità per un vecchio contratto con una ditta che gestisce l'illuminazione di passare alla preferenza nel momento in cui si devono fare interventi aggiuntivi, e tutto questo chiaramente ha comportato delle lentezze che hanno poi generato questa sorta di ansia da prestazione di dover dare una risposta, che ribadisco, non c'è dubbio che noi dobbiamo organizzarci, i nostri uffici devono sempre meglio poter rispondere alle esigenze della collettività, ma il problema, ripeto, è in fase di risoluzione ed era determinato proprio da un intervento che è un po' più radicale, che eviti dispersione ed eviti situazioni appunto che avrebbero portato, sostituita la lampadina, da lì a pochi giorni a una situazione analoga alla precedente. Quindi da qui a qualche giorno riavremo i semafori funzionanti in Piazza Duomo. Poi, al di là della situazione di pericolo che non c'è stato, teniamo a precisarlo, perché insomma non è accaduto nulla di grave, l'ironia però c'è stata, e vabbè, fa parte anche quello di questo mondo un po' social, sindaco, lei ci ha abituato. Sì, nel senso che mi sono state recapitate appunto 5 lampadine dal esatto, comitato esatto. Di Salviamo l'ospedale di Giarre. Io ovviamente quelle lampadine le ho accolte anche con un giusto sorriso, perché capisco che era un modo anche per mettere un focus ulteriore su questo tema. Le ho girate all'ufficio, perché per competenza è giusto che li abbiano quelli che le dovrebbero montare e gestire. Dico sempre però che insomma, al solito, tante volte, se su ogni cosa no, ci comportassimo così, forse sarebbe opportuno prima capire il perché non si era intervenuti, e poi a quel punto al limite la donazione andava fatta ugualmente. Noi l'abbiamo accettata, ringrazio, come ho avuto modo di dire, con il comitato non mancheranno occasioni in cui io come cittadino e come sindaco spero possa a mia volta dare ulteriori contributi e aiuti alle loro iniziative. Allora cambiamo argomento, parliamo di differenziata e dell'installazione di questi contenitori che vediamo in questo momento a Giarre, ed è sicuramente un'iniziativa molto importante. Sì, noi ricordo a tutti gli spettatori che quando ci insediammo Giarre non aveva più differenziata, non faceva differenziata. C'erano stati dal 2009 in avanti 2-3 tentativi che però erano poi falliti e non si era riusciti a dare continuità. Noi siamo riusciti a partire dopo un'opera di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole, nelle varie comunità del territorio, e oggi ecco, abbiamo un dato che si aggira intorno al 32%, significa che ogni tonnellata di rifiuti un terzo viene correttamente differenziata. Per darvi un'idea, noi ogni giorno a Giarre raccogliamo intorno ai 40, 35, 36, in certi giorni 40 tonnellate, in un mese significa siamo oltre 1000 tonnellate, è una cifra enorme. Solo pensando a questo i cittadini dovrebbero veramente differenziare, perché differenziando significa che possiamo riutilizzare dei materiali
materiali. Questo significa non deprimere ulteriormente le scarse risorse che abbiamo nel nostro pianeta, e nello stesso tempo abbiamo la possibilità di educarci alla cultura del risparmio e del riciclo e del riuso. E Giarre significa che su 1000 tonnellate ogni mese in questo momento circa 320 tonnellate li sta differenziando. Perché abbiamo messo i cestini? Intanto perché volevamo anche visivamente quelli colorati, avete visto gialle, azzurro e bianco, che differenziano carta, plastica e vetro, servono proprio a mettere nelle piazze principali, all'interno dei parchi, nelle varie frazioni oltre che nel centro storico, aiutare a mantenere il decoro e nello stesso tempo far capire che questa città vuole seriamente adesso perseguire questo obiettivo. Io ricordo che oltre a questi contenitori che sono in fase di installazione ne abbiamo messi parecchi anche singoli in varie strade cittadine, e abbiamo messo i contenitori per le deiezioni canine in tutto il territorio, sia centro città che frazioni. Fra questi contenitori, quelli singoli e quelli triplici colorati, noi praticamente avremo a Giarre da qui a qualche settimana circa un centinaio di contenitori per la differenziata. Aggiungo che ovviamente abbiamo quelli davanti alle farmacie per i farmaci, e anticipo che spero a breve potremmo averne anche un certo numero per le batterie esauste. Quindi anche attraverso questi interventi si dimostra che si fa la differenziata, e lo si vuole fare spingendo in una logica che è quella di migliorare l'immagine e il decoro della città. Abbiamo ancora un paio di minuti abbondanti, quindi le faccio un'ultima domanda che poi anche una riflessione, mi permetta, Sindaco. Vediamo spesso Giarre avere un'immagine un po' così grigia di quello che in realtà invece non è. Perché, Sindaco, questa situazione? Come la interpreta? E soprattutto le chiedo cosa c'è in cantiere per provare a migliorare un po' l'immagine di questa città? Ah, questa è una città che purtroppo da tanti anni si porta dietro questa immagine negativa, perché comunque probabilmente non tutti hanno veramente a cuore le sorti della città. Io faccio il sindaco in una logica di servizio, perché prima di tutto, e lo dico da sempre, sono un cittadino che vive la città, quindi vorrei avere i servizi che funzionano, do il mio contributo pagando le mie tasse, e nello stesso tempo comunque ho la percezione di una città che offre tanto, perché ricordo comunque la piattaforma commerciale, le attività artigiane, comunque la stessa volontà di mantenere fermo l'orizzonte di voler migliorare, di portare delle novità importanti per la città, rimane nel nostro progetto. Io in questo senso vi posso dire, ad esempio, che a breve mi auguro di poter finalmente avere quei delegati di quartiere e i delegati di frazione che mi aiuteranno un po' a dialogare di più con la cittadinanza in quella logica di democrazia partecipativa che era un po' alla base anche del mio programma elettorale. A breve vi voglio dire, ecco, abbiamo in programma un'ulteriore attività di derattizzazione e disinvestazione del territorio. Da quando io sono amministratore, l'anno scorso ne abbiamo fatto almeno nell'ultimo anno 3 o 4 cicli, ecco, vi anticipo che saranno affissi a brevi manifesti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si riparterà con un'opera del genere. Ho chiesto oggi al Ministero della Difesa di poter avere l'elenco di quei personale militare in quiescenza che risiede nel comune di Giarre, perché è un'opportunità che la legge recentemente ci dà per poter avere figure eventualmente professionalizzate da poter inserire all'interno di alcuni uffici dell'amministrazione per darci un supporto. Quindi noi, nonostante le difficoltà, io ricordo che questo è un comune che è stato dichiarato da qualche mese in dissesto, anche su questo avrei molto da dire, perché era un comune che probabilmente non aveva queste condizioni, visto che è un comune che paga gli stipendi, che paga le persone che raccolgono i rifiuti, che paga i fornitori principali, però dico, nonostante questo, nonostante un tentativo di offuscare l'immagine, io credo che invece tutti siamo chiamati per cogliere ciò che di buono c'è e ne esiste, per poter migliorarci. Già alla fine di sé, soprattutto a chi viene da fuori, e io ho tanti riscontri sia scritti che negli incontri che faccio, dà un'immagine migliore di quella che tante volte si vuol far passare. Questo perché? Perché probabilmente le persone che vengono da fuori, è vero che magari colgono alcune parti della città e non tutta, però è anche vero che vengono da realtà dove probabilmente anche lì lasciano dei problemi. Allora i problemi più o meno li abbiamo tutti. Oggi non c'è un'amministrazione a qualunque livello e di qualunque dimensione che può dire che tutto vada bene, però è anche vero che quando un'amministrazione
azione, dà continuità alla propria azione, lì è il momento in cui si può immaginare uno sviluppo in positivo. Ed è quello che, nonostante le difficoltà, la mia amministrazione sta cercando di fare. Sindaco, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io la ringrazio per essere stato con noi in questa prima edizione di Squadra Notizia. Sicuramente avremo modo e piacere di riaverla qui in studio con noi per affrontare altri temi, negativi o positivi che siano. Questo sarà poi, insomma, il tempo a stabilirlo. Quindi grazie Sindaco. Grazie, grazie a voi, grazie ancora per l'ospitalità. Io sono sempre a disposizione perché ritengo che anche questo confronto, questa opportunità sia a servizio della città. Siamo d'accordo. Alla prossima. Grazie. Eccoci qua, siamo tornati in studio, ringraziamo naturalmente il sindaco di Giarre, avvocato Angelo Danna, per essere stato con noi oggi. Vi ricordiamo, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, lo diciamo a tutti coloro i quali ci stanno appunto seguendo, il nostro spazio notizia è aperto a tutti, quindi contattate noi, contattate ovviamente Persona TV, contattate il gruppo Prima TV, sapete insomma che Persona TV fa parte del gruppo Prima TV, per cui contattateci se volete avere uno spazio, mi rivolgo naturalmente a sindaci, amministratori eccetera, all'interno del nostro contenitore di informazione. Chiudiamo con una notizia di sport, è giusto dare anche chiaramente una notizia che riguarda ciò che è accaduto nelle ultime ore a livello sportivo, lo facciamo grazie a golsicilia.it, vi diamo notizia di ciò che è avvenuto a livello sportivo, cioè l'incontro di calcio Giarre Marina di Ragusa, è finito 2-1, primo successo quindi in campionato per la squadra di Mister Coppa, che si impone sui rossoblù di Salvatore Ultro. La gara si è giocata al Bonaiuto Somma di Mascalucia e ha visto i gialloblù trionfare, poche le occasioni nel primo tempo, con il Giarre bravo a portarsi in vantaggio al 32esimo con un tocco sotto misura di Spampinato. I rossoblù poi cercano di reagire, ma nella ripresa frittita, batte ancora Di Martino quando siamo al 68esimo. Il Marina potrebbe riaprirla qualche minuto dopo, ma Colonna neutralizza un calcio di rigore battuto da Nicola Arena, concesso per fallo di Fristad su D'Agosta. Nel finale, in pieno recupero, arriva la rete di Aliu Baldes, che rende meno amara la sconfitta per gli Iblei. Ed era questa quindi l'ultima notizia, notizia sportiva per l'edizione di oggi di Spazio Notizia, questa rubrica informativa, lo ripeto ancora, che ha l'obiettivo quello di condividere insieme ai nostri telespettatori le notizie prese dal web e di riassumerle in modo tale da avere un quadro, uno spazio di tutte quelle che sono le notizie delle ultime ore. Io naturalmente vi ringrazio per essere stati con noi, l'appuntamento è sempre su Persona TV, canale 114 del digitale terrestre, l'appuntamento è alle ore 14 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Grazie a tutti da Andrea Crimi e appuntamento chiaramente a domani.